Prima Fila Magazine. Oggi parliamo anche della nuova stagione del Teatro ITC di San Lazzaro. La gestione del Teatro dell'Argine è arrivata ormai a quanti anni? Sono 20 qualcosa? Ah, bella domanda. Direi dunque 21. 21. Nicola Bonazzi, della direzione artistica, raccontaci quali sono i piatti forti di questa nuova stagione. Io sì, li ho conosciuti anche in anteprima, però è il momento di svelarli ai nostri ascoltatori. Allora, intanto devo dire che è un piatto molto ricco, sono 23 spettacoli per quella che è la stagione, quella che si chiamava una volta stagione di prosa, e accanto a questa poi ci sono mille altri appuntamenti, come anche la stagione di teatro ragazzi. È una stagione piena di cose interessanti, non è facile fare una stagione così ricca, in un panorama così ricco come quello di Bologna negli ultimi anni. Insomma, Bologna è una città, Bologna è l'area metropolitana, insomma, non solo quindi Bologna, ma appunto anche San Lazzaro, Casalecchio, ecco, tutto il circondario è una zona piena di realtà belle, importanti, che propongono un teatro bello, interessante, quindi questo è sicuramente un volano per tutto il sistema, e rende naturalmente difficile il compito di essere all'altezza degli anni precedenti e di essere all'altezza degli altri teatri, di essere all'altezza del proprio pubblico in qualche modo, perché poi quello che ci serve, che ci interessa, è fare delle proposte che siano sempre gradite al pubblico che frequenta l'ITC Teatro, senza come dire, continuando a mantenere la nostra anima che va verso il teatro di ricerca, la nuova drammaturgia. Devo dire che il volano l'avete fatto voi tante volte anche in questi anni. Sì, guarda, ti ringrazio, credo che in parte sia vero, ci sono stati anni in cui la gente veniva all'ITC perché sapeva che solo all'ITC poteva vedere certe cose, insomma, che, cose appunto quelle più interessanti, ecco, del panorama del teatro di ricerca, che è un'altra formula che non mi piace, cioè nel senso che comunque intanto il teatro è sempre di ricerca quando è teatro con la T maiuscola, e poi comunque per fortuna il teatro ha anche questo di bello, che gli attori più interessanti, quelli che il pubblico ama, propongono cose non strettamente commerciali, anzi spesso e volentieri propongono cose complesse, e il pubblico che va a vedere questi artisti gode anche di questa complessità. Diciamo che molte delle cose che si vedono anche in altre stagioni in città e in provincia sono passate già da voi, sono state conosciute da voi negli anni passati. Vediamo la stagione 2019-2020, che ha un titolo molto interessante, particolare, viene da una citazione. Sì, il titolo è L'inimmaginabile è immaginabile, è la citazione, un verso di una delle poesie più note della Szymborska, che è una poetessa, insomma, che è una poetessa molto nota anche perché è stata premio Nobel, e che a noi piace molto, a me piace molto, ma soprattutto questa formula L'inimmaginabile è immaginabile ci piaceva lanciarla in un periodo in cui, in un momento in cui in Italia, non solo in Italia, sembra inimmaginabile che l'attitudine, diciamo così, dialogica, inclusiva del teatro o delle arti possa ancora essere un valore e possa avere davvero un'incidenza nella società. E quindi ci piace immaginare che quello che non è immaginabile diventi realtà, cioè che le persone siano attente alle altre persone e alla storia delle altre persone. E poi da sempre il gioco del teatro, insomma, no? Che è assolutamente il gioco del teatro e l'anima del teatro. Allora, qualche titolo, qualche nome e poi il tuo spettacolo del cuore, quello che tu hai voluto fortemente, ce n'è sempre uno che tu non perderai nella stagione. Allora, dico alcuni nomi perché sono nomi a cui siamo affezionati. Giuliana Musso, con questo spettacolo che si intitola La Scimmia. Giuliana perché è un'amica, perché appunto è una di
di quegli artisti, quelle artiste che nel corso degli anni sono diventate anche molto famose e che tutte le volte che viene da queste parti viene più o meno sempre da noi, insomma. Oscar De Summa, Soul Music, un altro amico, un altro artista importante, Babilonia Teatri con Padre Nostro, uno spettacolo che ha fatto molto parlare di sé, come spesso le creazioni di Babilonia Teatri negli ultimi festival. Cito uno spettacolo che come dire, rinsalda la nostra collaborazione con Teatro Arcobaleno, il nostro ruolo all'interno di Teatro Arcobaleno, che è Passing the Bechdel Test, che è uno spettacolo di teatro danza di uno dei maggiori coreografi europei, che è Jan Martens, e lo cito perché in qualche modo asseconda anche quella che è la nostra vocazione al lavoro con le giovani generazioni, con i giovani, con i ragazzi, perché in scena ci sono dei giovani, giovanissimi danzatori, e Martin sarà da noi, sarà presente e terrà un laboratorio con degli adolescenti, quindi sicuramente uno spettacolo che è una chicca da non perdere. Cito Roberto Latini, perché Latini è uno dei maggiori attori, autori del teatro italiano, autori e registi, insomma autori in quanto rilegge sempre le opere che mette in scena con uno sguardo davvero autoriale, e lo cito perché, per due motivi: uno, perché Roberto invece non è mai venuto da noi, benché insomma qualche anno fa stazionasse a Bologna, e quindi davvero siamo molto contenti che venga. Lo cito perché viene con un testo che è In Exitu di Giovanni Testori, che è un autore che amiamo molto ed è uno degli autori più importanti della letteratura, non solo del teatro, della letteratura italiana del secondo Novecento, quindi davvero un connubio straordinario. Cito le nostre due produzioni che sono Nel Ventre con Stefano Panzeri, che è la rilettura, diciamo, del mito del cavallo di Troia, e si pone e parte da una domanda così, se vogliamo, bizzarra, eccentrica, cioè cosa facevano gli eroi greci all'interno del cavallo di Troia prima di lanciarsi all'attacco della città. E poi ancora Io trafficante di uomini, che nasce da un reportage di un giornalista che si chiama Giampaolo Musumeci, che è un giornalista in realtà anche molto noto perché lui è freelance, ma lo si vede spesso in televisione, lo si sente in radio, che si è messo proprio concretamente sulle rotte dei trafficanti di uomini, ne è sortito un libro che poi lui ha trasposto per la scena, mettendo anche se stesso in scena, e in entrambi i casi c'è la regia, perché sia Giampaolo che Stefano Panzeri, che è appunto l'attore protagonista di Nel Ventre, hanno chiesto a noi di come dire, accompagnarli nella creazione di questi spettacoli, quindi con la regia di Andrea Paolucci. Mi chiedevi lo spettacolo che io consiglio, e quello che consiglio uno spettacolo di una compagnia che viene da noi per la seconda volta, ma perché è una compagnia molto giovane, quindi la cito perché è una compagnia molto giovane, che è il Collettivo Controcanto, con uno spettacolo che si intitola 70 volte 7, quindi non è uno dei nomi così più noti del panorama teatrale italiano, ma è una compagnia che diventerà nota, spero, per loro, nel panorama teatrale italiano, perché propongono delle cose sempre molto interessanti. Con il loro primo spettacolo, sempre domenica, hanno vinto un importante premio, che era Premio In Box. Questo secondo spettacolo ha già girato qualche festival, riscuotendo ovunque e unanimemente delle recensioni straordinarie. Per cui io vi consiglio di venire a vedere questo spettacolo, che si intitola 70 volte 7, una compagnia molto giovane che, pensate, nasce sui banchi di scuola. I protagonisti e così i rappresentanti, ecco, di questa compagnia sono ancora molto giovani, perché hanno lasciato scuola pochi anni fa, insomma, e si sono avviati grazie alla loro insegnante di teatro dell'epoca, che è la loro attuale regista, sulla via del professionismo e
di che professionismo, insomma. Quindi davvero questo ci tengo particolarmente, insomma, vale la pena vederlo e seguire anche l'evoluzione di questa compagnia. Poi tra qualche anno ci ritroveremo qua a dire: ah, ma voi avete ospitato a sua volta come... Così come si può dire di tanti altri nomi, visto che non li hai citati, vabbè, non c'era bisogno di voi, ma viene da voi Lella Costa. Ritorna Laura Curino, che è un'attrice che qui a Bologna si è fatta conoscere da voi nel vostro teatro, ed è straordinaria, con un nuovo spettacolo. Tutte le informazioni sulla vostra stagione sul vostro sito internet, naturalmente anche su bologna teatro.it, e noi vi seguiamo come sempre per tutta la stagione. Grazie, grazie mille, vi aspettiamo.